Sì, grazie Presidente. Evidentemente sono molto d'accordo con le cose che ha detto il collega Palazzotto, per questo noi voteremo contro questo emendamento e poi voglio ricordare che la missione UNIFIL è stata autorizzata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, appunto nel 2006, che è davvero un caso raro. Non ex post, insomma, non dopo che si sia deciso di partecipare ad una missione internazionale, ma appunto prima che il governo italiano nel 2006 assumesse la decisione, c'era stata già una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi questo a significare che intanto ci sono missioni differenti per natura e per base giuridica, questa è una delle poche missioni che ha, diciamo, l'autorizzazione Concludo, dell'ONU onorevole Durante. prima della decisione del Parlamento italiano e del Grazie. governo italiano. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario di tutti, ad eccezione dell'onorevole Pini, anche dalla quinta commissione. 2.11, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Roberta Agostini. Colleghi, vi prego di stare al vostro posto. Cominardi, Bonafede. Chi altro non riesce a votare, ad eccezione dell'onorevole Bonafede che sta per farlo? Braga. Ok. Altri? Ok, la votazione è chiusa. Presenti 380, votanti 377, astenuti 3, maggioranza 189, favorevoli 12, contrari 365, la Camera respinge. Siamo al 3.12, Gianluca Pini. Prego, onorevole Pini. Chiedo scusa, onorevole Pini, è il 2.12, non il Sì, 3.12. certo, Prego. il 2.12. Ero già preparato, Presidente, ero sul pezzo. Ma io penso che sia arrivato il momento per dare un segnale. In quale parte questo Paese vuole stare nel contrasto al terrorismo? Anche perché è abbastanza evidente, non fosse altro per il controllo di una parte dei territori palestinesi da parte di formazioni che sono state a tutti gli effetti definite terroristiche, che non si può essere ambigui contrastando il terrorismo internazionale e poi addirittura mettendo a disposizione delle forze armate di questo Paese nella formazione